Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di A Spasso con Vito. Oggi ci troviamo nel bosco. Guardate che bello. La temperatura oggi è di 24 gradi, si sta veramente bene, un clima pazzesco. La notte si arriva a 12 gradi, 12 gradi e mezzo. Ieri mentre stavo chiudendo la porta ho trovato un rospo. E molti credono che i rospi siano velenosi. Sono velenosi, d'accordo, però a noi fa praticamente nulla, nel senso che può fare un po' di rossore della pelle e un po' di prurito, queste cose qui. Nulla di che, non è mortale. È mortale solo se sono esemplari adulti e soprattutto se sono più di uno e iniettano il veleno, la bufotossina, ovvero prende l'apparato respiratorio, cardiovascolare e neurologico. Gli alberi che possiamo incontrare qui sono carpino, faggio, castagno, nocciolo, abeti. Questo è un ruscello, vedete che bello. Gli animali che si possono incontrare qui sono il gambero nostrano d'acqua dolce, che è in via d'estinzione, quindi protettissimo. Animali presenti qui, la fauna presente, inserita e autoctona del posto, sono lupi, cinghiali, volpi, talpe, vipere. Qua ce n'è tante vipere, poi ci sono i biacco, che sono serpenti, non fanno assolutamente nulla, diventano lunghi 2-3 metri. La natura è qualcosa di meraviglioso, mi raccomando, rispettiamola tutti quanti e soprattutto non gettiamo rifiuti nei boschi. La flora acquatica presente qui è la Nymphoides peltata, una specie di ninfea nostrana, sedano d'acqua dolce, pontederia cordata, giunco e il muschio antipiretica. Purtroppo il letto di questo ruscello è quasi secco, questi sono canali di scolo, ovvero quando piove si riempiono d'acqua, però successivamente, dopo finita la pioggia, si asciugano, tornano ad asciugarsi. Oggi mi trovo qui nel bosco per raccogliere qualche bacca di lampone e more. È difficile trovarle in questo periodo, però non è impossibile. Il periodo migliore per le more è tra 2 mesi, ovvero agosto-settembre. Questi sono tutti rovai, che però purtroppo sono solo in fiore e non ci sono frutti. Vedete, per esempio, questo sta fruttificando adesso. Queste sono felci, una delle piante più antiche dopo la pianta cavallina. Queste sono piante davvero primordiali, prima ancora dell'uomo c'erano loro a popolarlo. In questo video vorrei sponsorizzare il canale di Lady B, l'angolo di Lady B. Ciao Barbara, un canale davvero molto carino, divertente e oltretutto istruttivo, un canale dove porta anche video di ricette e sicuramente vi piacerà, quindi passate da lei, iscrivetevi, attivate la campanella. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, attivate la campanella e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti!